Poi faccio 9 più 2 11. Diviso 2. Non so proprio fare niente, so fare le equazioni e basta. Beata a te, intanto manchi che il! Sono le persone a fare la differenza, perché senza amicizia qua sarei stata persa. Per essere diversa devi essere te stessa. Sì, te stessa, fai la differenza, sorridi. Ieri in classe ho fatto una puzzetta e ho dato la colpa al mio compagno di banco. E gli abbiamo pariato addosso tutta l'ora. Mi sento una merda, ma lo rifarei. Io qua ho già dei fogliettini. Ora è imperativo copiare il compito di matematica. E i collegiali sembrano ben organizzati. Queste sono tecniche che si tramandano. Nelle maniche. E così si vede che guardi, che guardi sotto. Ti vai a guardare sotto il foglio, cioè si capisce. Così fai così, apri e la leggi. Sei un fottuto genio del male. Sì, che matematica mi metto in fondo perché la devo copiare. Forza, non so niente. Quando vuoi mettere in atto il tuo piano e cambiare posto per copiare, ma... Signor Caviglia al suo posto. No, non è possibile, porca. È mai una gioia! Cercherò di suggerire più gente possibile. L'ho sempre fatto, quindi lo farò anche adesso. Canna patanda! Fossero tutto con matte di moto nel sette, tutte in matte! Ognuno deve pensare al suo di compito. Ma tu fatti le fatte tu! Io voglio pensare al compito della micramiglia! A te che te lo fai! I signori Comeia e De Chiara hanno ben chiaro il concetto di esame? E la prof ha ben chiaro il concetto camma copiamo che non sappiamo fa niente! E che questa è una prova individuale? Mamma, sta frase ripetere sempre il tuo sistema nervoso! Come può mai essere individuale la prova matematica? Ma vatti a fare un cerchiale, va cazzo, copia! Basta adesso. Adesso davvero basta. Sì, prof, ha ragione. 2x più 2. Prof, c'è Bigfoot! X al quadrato fratto 2. Ora se la devono cavare da soli. Arrivi. Ognuno con i propri mezzi. Ma un vero amico si riconosce nel momento del bisogno. Raccogli la X, poi fai il delta. Cazzo, sembra un'altra cosa. Il delta! Lo trovi positivo! Prof, sapete perché vi ho fatto un solo mento? Perché non potevo fare altrimenti! Ecco, lei si è fatto il delta positivo, cazzo! Cosa fa alla finestra? Prof, sta aspettando il mio Romeo! Oh, Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Professoressa Pedolicchio, lei è sempre bella. Sera prima degli esami, signorina Manu. Ma è sempre stata bellissima. Alecca culo! C'è questa poesia che parla di una colomba, di un uccello. Non era una colomba. Era una... io stavo dicendo piccione, ma non è un piccione. Un fagiano! No, non lo so, cioè... Uno pterodattilo! Una? Cico, no. Cicogna, no. Questo uccello garrisce. Un pinguino! Ma che ritrovo è comunque un uccello! Un ornitorinco! Mi voglio sotterrare da qualche parte. Il fosso è pronto, lo atterriamo? Ho notato che nelle lezioni di geografia era molto attenta. È una materia che probabilmente le piace, le interessa. Sì, preferisco storia in realtà. Beh, allora parliamo di geografia. Infatti. Dammi una cacarella, mamma! Signor Comeia, mi coniughi il verbo amare al congiuntivo imperfetto? Avendo amato. Non è un inizio brillantissimo. Si concentri. Ah, no. Congiuntivo imperfetto. Attenzione. Che io ballavo. Ah no, il verbo amare. Io amavo ballare. Ah no, che io lo amavo. No, che lui amava me. Amavo. Ah, che io avevo amato. Buonanotte. Signor Comeia. Amanda, Amanda amato, amando l'idea di amare, Amanda Rondetti. Sì. Ah, che io amassi. Poi? Che tu amasti, che ama... Tu amassi. Che io amas, e samas, no samas, ma in latino lo devo coniugare. Che amasse, no ama, amassimo. Che io ammaffero, che essi ammassi, ammasso, i massi. Di Matera, quindi Materassi. C'è qualche altra caratteristica che le differenzia? Non lo so, io sapevo le frasi a memoria. Regola numero uno, mai dire che sei le cose a memoria. Ciao, ma come cazzo è venuto? Mi dica una frase a memoria. Gandhi. Gandhi è la frase. Maria, io ecco! Come si chiamano queste montagne americane? Non me le ricordo. Cioè. Come se le immagina le montagne? Fatte di cosa? Di sto cazzo! Di rocciose. Bravo, e allora? Ah, ah.
tipo rock. E roll. Le montagne rock. Cioè io vado in America, vado a vedere, ne so, New York, Miami, non è che vado sulle montagne. Cioè, ma mica vado da Heidi a salutarla, già ci sono le caprette che gli fanno ciao. Frodo, quello del Signore degli Anelli, che io friggessi, che tu friggessi, che essi freudessero. Freudindero. Cambiamo il prossimo anno, sono davvero scomode. Il prossimo anno queste ballerine ve le potete ficcare su per il buco del culo.